Alle 21. A Roma, al Palazzo delle Esposizioni, la natura secondo De Chirico. Una grande mostra a cura di Achille Bonita Oliva. Fino all'11 luglio. www.palazzoesposizioni.it. Calda delle buone serate a tutti da parte mia e da parte dei Muse Art, il benvenuto nell'iperspazio di Mr. Fantasy. Coloro che ci seguono abitualmente sapranno della nostra affinità elettiva con tutto quello che è video, che è materiale video, che è ricerca video. E allora un po' di tempo fa, sulla Terra, a Milano, abbiamo incontrato alcune persone che ci hanno portato in una mostra, uno showroom, come si definisce abitualmente. E lo showroom si chiama Memphis ed è naturalmente popolato di strani oggetti, quelli che chiamano abitualmente oggetti postmoderni. Ma lì abbiamo incontrato anche un gruppo di esploratori video che fa capo allo Studio Azzurro, che rivisitano questi oggetti reali, facendone una cosa fantastica di simulazione della realtà, se così volete. Comunque li trasportano in una realtà diversa. Accanto a me vedete il primo di questi oggetti che ci accompagneranno lungo tutta questa puntata. E naturalmente la realtà è gli oggetti che stanno qui davanti, che sono quelli di Memphis. Però dietro c'è la fantasia, c'è il punto di vista assolutamente bizzarro di uno che sta dentro un armadio invece che stare fuori a prendere degli oggetti. Oppure, se volete, ancora più fantasticamente, il punto di vista dell'armadio stesso. Tutto questo ci accompagnerà lungo questa puntata, che si apre con qualcosa di molto tecnologico. Più in là troverete i Kinks, vecchio gruppo degli anni 60, ancora sempre vivo e vegeto. Troverete un video di Massimo Bubola, troverete le nostre classifiche, il nostro ospite fisso Sergio Caputo. Però per cominciare c'è un personaggio che ha creato un certo clamore quando ha fatto una conversione, lui che era sempre così umano, così passionale verso l'elettronica più sfrenata. Il suo nome è Neil Young e ha pubblicato un ultimo album trance in cui si fa accompagnare dai Divo e in cui soprattutto la sua voce è completamente alterata. Il filmato che vedete questa sera per cominciare la puntata è un filmato dal vivo in cui appunto con una cuffietta e con un microfono passando attraverso il vocoder Neil Young spersonalizza quella che forse era la sua caratteristica più precisa, che era proprio la voce. Il pezzo mi sembra perfettamente in tema con tutto quello che state vedendo e che vedrete e si chiama L'età del computer, Computer Age, quindi per aprire la puntata questa sera, Neil Young. Se c'è un filo comune che lega non solo tutte le varie parti di Mr. Fantasy puntata dopo puntata, ma anche per esempio queste sculture video che abbiamo in questa puntata insieme a noi in questo iperspazio, è forse l'ironia. L'ironia è una maniera diversa di vivere, forse. È una maniera diversa di vedere le cose che succedono tutti i giorni, una maniera diversa di considerare quelle che ad altri invece appaiono delle realtà assolutamente tremendamente serie. Io credo che tutta la produzione di Sergio Caputo, che da due settimane è il nostro ospite fisso qui a Mr. Fantasy, abbia questa caratteristica dell'ironia, perché lui riesce a rivedere tutti questi luoghi comuni, che sono poi quelli di ragazzi fra i 20 e i 30 anni, in maniera diversa, in maniera abbastanza particolare, comunque sempre con il sorriso sulle labbra e con lo swing invece come ritmo nelle mani. Questo è il terzo video di questa lunga presentazione di Sergio Caputo qui a Mr. Fantasy e il brano si chiama Io e Rino. Thank you.
finte, occhiali scuri, ce ne andiamo sotto i salici inconcludenti di un tramonto stile hollywoodiano. Via delle comiche finali, incrocio viale degli orrori, ed è una vaga tristezza quella che ci prende dentro e fuori. Io e Rino in evidente stato confusionale, ci muoviamo voluminosi in uno spazio bidimensionale, vittime di un complotto finanziato dalla notte scura, con la banda dei cuori infranti che ci fa premura. E una birra di qua e una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così, è citata da ragazzini, è perché la TV non guarda i film su New York City. Dell'alienazione, ci spostiamo in automobili, carrozzate di associazione, abili venditori di brutture cittadine, a chiunque ci chieda consulenze malandrine. Io e Rino, grandi imprese, amori fallimentari, assi del mordi e fuggi in circostanze particolari, persi nella effetto notte americana, ammazziamo la solitudine affascinati dal panorama. E una birra di qua e una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così, e ci tratta da ragazzi, è perché la TV non guarda i film su New York City. Una birra di qua, una birra di là, e la sera se ne va, e pensiamo di noi che sarà. Se la gente di qui si avvilisce così, e ci batte da ragazzini, e perché la TV non guarda i film su New York City. Se la gente di qui si avvilisce così, e ci batte da ragazzini, e perché la TV non guarda i film su New York City. Benvenuti in territorio di Video Hit Italiana. Questa è quella breve, quella a tre posti, quella invece internazionale, colossale, spettacolare, la vedrete più in là nel corso del programma. Video Hit Italiana che ripresenta una novità al primo posto, un grande ritorno. Del resto i nuovi voti fanno veramente fede. Però partiamo dal numero 3, dove troviamo ancora una volta Flavio Giurato, Amore, Amore. Mentre ti aggiri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E te che giri in macchina la notte, che ti telefono e nessuno mi risponde. E per quanto ti ho visto e per quanto ti ho sentito, tu sei una giornata di riposo dove si comprano i giornali. E per quanto ti sento e per quanto ti vedo, tu sei una gioia personale che scroscia all'improvviso. Secondo posto invece, una retrocessione dal primo posto che aveva mantenuto nelle ultime due settimane, questo è Franco Battiato dal suo special Verso l'Arca di Noè. Avrei bisogno di tonnellate di idrogeno, infestati di ragnatele, pieni di minuscoli computers, mangiando farfalle giapponesi, mosche giganti sputano dati,
nel mondo moribondo. Clamori nel mondo. Clamori di Franco Battiato al numero 2, quindi al primo posto, grande ritorno. Questo è Mimmo Cavallo. Le macchinette uccidono, le brillantine tornano, si torna a vivere un'aria quieta fra rovesci e due mani ed abiti di seta. La rugiada del malessere si asciugherà con le tessere dei peps che come un nuovo sole ci daranno quel tocco di classe che ci vuole. Vogliamoci bene, vogliamoci bene, nel bene e nel male. Che sia naturale fra tutta la gente, vogliamoci bene veramente. Ci sono tante maniere diverse di essere cantautore in Italia, perché la maggior parte dei cantautori italiani si è in realtà ispirato molto alla musica americana, almeno come stile musicale e come ritmica. Da Ron, che naturalmente ha una profonda influenza su Los Angeles, tutta la musica che viene da lì, ma anche tutti gli altri, anche Venditti, De André, tutti quanti hanno preso alcuni stili, alcune caratteristiche della musica americana. In particolare il personaggio che andiamo a vedere adesso con questo video, che si chiama Il treno di mezzanotte, si chiama Massimo Bubbola. E Massimo Bubbola viene dalla scuola di De André, viene dalla scuola di Dylan, viene dalla scuola di De Gregori, però nell'ultimo album ha deciso di rafforzare un po' tutto il suo background ritmico e si è orientato invece verso la musica urbana newyorkese. Beh, quando si parla di New York urbana non si può parlare altro che di Bruce Springsteen o magari di un giovane che si chiama Willie Nile, che è ancora poco conosciuto ma che è sulla stessa strada del successo. E allora andiamoci a vedere questo video di Massimo Bubbola. Questo, se fossi in americano, sarebbe un classico, perché sarebbe The Midnight Train, che è un vecchio classico del blues americano. In Italia non so come suona, ma comunque questo è Il treno di mezzanotte e lui è Massimo Bubbola. Celebrità, parlavi dei tuoi amici dell'alta società, fumavi e sorridevi con quella certa nonchalance, e io ero così depresso nella semioscurità, aspettando il treno di mezzanotte, aspettando il premio di mezzanotte, aspettando il colpo di mezzanotte dentro i blues, aspettando il turno di mezzanotte, aspettando il tuo bacio di mezzanotte, aspettando la rissa di mezzanotte dentro i blues. Teste calde, giocatori, volesse che ruba cuori, scendono in pista lungo il vecchio boulevard. La radio sta suonando per i cuori solitari, per stenderti per terra e confonderti le idee, aspettando il treno di mezzanotte, aspettando il premio di mezzanotte, aspettando il colpo di mezzanotte dentro il blues, aspettando il turno di mezzanotte, aspettando il bacio di mezzanotte, aspettando la rissa di mezzanotte dentro il blues. Oh, ti ho guardata a lungo mentre ballavi sulla veranda, aspettando un redentore o un capopanda. Beh, fatti il segno della croce e vieni via con me. È una
città piena di perdenti, e voglio vincere con te, aspettando il mio treno di mezzanotte, aspettando il premio di mezzanotte, aspettando il colpo di mezzanotte dentro i blues, aspettando il mio turno di mezzanotte, aspettando il mio ballo di mezzanotte, aspettando la rissa di mezzanotte dentro i blues. Di tutti gli inviti, di tutti gli appelli che vi abbiamo rivolto negli ultimi tempi, quello più interessante, forse anche quello più innovativo a livello televisivo, è senz'altro il fatto delle videolettere. Le videolettere sono una maniera diversa di partecipare a Mr. Fantasy, perché è come fare a casa un pezzettino della trasmissione. E sono anche allo stesso tempo naturalmente una maniera più sofisticata di mandare della corrispondenza. Noi abbiamo queste lettere da vedere che sono strepitose. La videolettera è qualcosa di più, perché nella videolettera si può mettere in maniera molto tangibile tutto quello che è ironia, che è fantasia, che è anche, se volete, cronaca o documentario, quello che volete voi. Sono naturalmente aperte, infatti ci stanno arrivando delle videolettere completamente diverse una dall'altra. Allora, questa arriva da tre ragazzi che sono Mauro, Sonia e Mauro di Monfalcone, Gorizia. E questa è, nelle loro intenzioni, un contributo sul tema del rapporto fra arte, fra musica e catastrofe. Loro sottolineano pochissimi mezzi e nessun effettaccio, e questo però è esattamente lo spirito, un po' lo spirito punk, se volete, o new wave, no? Cioè fare delle cose con intelligenza senza necessariamente avere uno studio televisivo a disposizione, magari senza nemmeno avere una cassetta a disposizione. Infatti loro dicono: la cassetta può essere restituita perché non l'abbiamo ancora pagata. Certo, ve le rimandiamo indietro, naturalmente è un mezzo un pochino più costoso dei Franco bolli della carta da lettere, quindi è anche giusto che noi vi veniamo incontro quando è nelle nostre e nelle vostre possibilità. Quindi vediamoci questa prima videolettera della serata. Allora, contributo sul tema fra arte e catastrofe. Paura, questa ve la rimandiamo, e cogliamo anche l'occasione per spiegare un attimo che cos'è proprio tutto il meccanismo del video. Allora, per videolettera naturalmente si intende una lettera registrata con una telecamera su un videoregistratore. Naturalmente, come sempre avviene poi per esigenze di mercato, ci sono molti formati diversi. In particolare diciamo che ce ne sono quattro. Uno è questo, su cui è arrivata questa lettera, che è il Betamax. Poi c'è questo, che è il Video 2000. Come vedete, tutte le cassette si assomigliano un pochino, anche se in realtà non sono compatibili una con l'altra come sistema. Poi c'è questa, che invece è il VHS. E poi c'è quella più professionale, se volete, io mi sto impicciando con tutte queste cassette, che è quella di tre quarti di pollice. Il tre quarti di pollice è praticamente il formato professionale, quello sul quale ci arrivano anche in gran parte i video nostri. E quindi quello che dà la resa migliore è anche quello che naturalmente costa di più, ha bisogno di apparecchiature più sofisticate. Su tre quarti di pollice ci arriva la prossima videolettera, che ci arriva da Pescara, da un ragazzo che si chiama Alberto D'Onofrio, il quale ha fatto una ripresa di un concerto. Questa è un'altra maniera di fare, naturalmente, della videolettera. Non è una
videolettera vera e propria, nel senso che naturalmente non è una creazione in proprio, ma è una ripresa di un concerto. Però anche questa va bene, nel senso che magari potete farci vedere delle cose molto belle che a noi sono sfuggite e che invece voi avete avuto la fortuna di, a cui voi avete avuto la fortuna di essere invece presenti. Vediamoci allora il Polirock, che fra l'altro questa settimana proprio sono in Italia. Alberto è di Pescara, ci tiene a sottolineare che il 9 loro saranno a Pescara, ma so che sono anche in molte altre città d'Italia. Vediamoci allora un pochino della sua videolettera Polirock dal vivo. Questa era appunto la videolettera sui Polirock, gruppo fra l'altro abbastanza brillante, prodotto da Philip Glass, quindi un minimalismo molto evoluto, saranno in tournée la prossima settimana. Allora, terza videolettera della serata, questa ci arriva da Napoli, da Tony Ponticello, ed è una videolettera... Mario Convertino è sobbalzato un attimo quando è entrato in regia, perché è fatta sul sottofondo dei Crisma, che sono stati i tre video che avevamo realizzato noi l'anno scorso nell'Oceano Indiano, a cui aveva naturalmente partecipato anche Mario. È una maniera diversa ancora per fare videolettera, questo è prendere un brano strumentale e far vedere delle cose, in particolare quello che fa vedere Tony, sono la sua città, sono Napoli, colta in un momento particolare che è l'alba. Andiamoci a vedere allora questa terza videolettera. Presumibilmente Tony che arriva. Allora, Mr. Fantasy, salve. Evitiamo convenevoli vari. State per assistere a un video veramente eccezionale. Un'alba incredibile, con una corsa folle, fatta unicamente per riprendere un...
Questa postazione, come ormai sapete bene, prelude alle meraviglie del mondo video, i 10 video più spettacolari e più votati della settimana. Io mi devo complimentare con voi, perché la settimana scorsa si diceva che c'erano sempre i soliti vecchi video in classifica e questa settimana c'è molta aria nuova, quindi va bene, ma è molto meglio, direi, cominciare a vedere anche le cose nuove. E noterete anche che i Clash hanno sfondato il tetto della video hit, entrano direttamente nell'Olimpo video, dove rimarranno per sempre, cari nella nostra memoria. Andiamoci a vedere allora questa video hit, a partire dal numero 10. Allora, questi sono i Bizarre Yellow. E non solo, la notte si sta avvicinando, ma anche la notte è giovane. Questi sono Yellow, The Evening is Young. Invece questa è un'abbonata ormai alla video hit, questa è Toya con il suo nuovo mondo coraggioso, The Brave New World. Di un posto troviamo un'altra nuova entrata, questa è Donald Fagen, il brano si chiama La Nuova Frontiera, The New Frontier. Saliamo di un posto in lentissima ascesa e non sarebbe male vederlo ancora un pochino più in alto. Sesto posto, terza e ultima nuova entrata per questa settimana, Duran Duran, e questa si chiama Climi Esotici. Rientriamo in una stanza in cui si consuma un po' di paranoia. Questi sono i Man at Work, il brano si chiama Who Can It Be Now? Alone.
prossimo un altro personaggio molto spiritoso che fa dei video molto spiritosi. Si chiama Phil Collins, questo è un brano d'annata, anni 60. You Can't Hurry Love. Guardo necessariamente superiore, vista la sua altezza, è arrivato fino al terzo posto. Grande. Jumping Joe Jackson, Stepping Out. Creatura della notte, il boss non è uscito dalla classifica, si è semplicemente ritrovato fino al secondo posto. Bruce Springsteen, Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust and I bought us two tickets on that Coast City bus. Quarta settimana di fila, numero uno, quello che sta un po' al numero uno in tutte le classifiche discografiche mondiali, Boy George e i suoi Culture Club. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Precious kisses, what's that for me? Lovers never ask you why. In my heart, the fire is burning. Choose my color, find. Forse ci avrete fatto caso in passato, noi l'abbiamo sottolineato a proposito dei video di Sergio Caputo. Come la maggior parte dei video abbia in realtà delle collocazioni temporali o al futuro oppure al passato. E se c'è un'epoca del passato che è assolutamente irresistibile, credo, per coloro che fanno queste mini sceneggiature video, è quella intorno al fine anni 50, primi anni 60. Forse irresistibile per un fatto di costumi, per un fatto di musica, per un fatto di ambientazioni, però... Il gruppo che andate a vedere adesso credo che abbia tutto il diritto di fare qualcosa collocata così indietro nel tempo. Si chiamano Kinks. Si formarono nei primissimi anni del beat inglese insieme ai Beatles, insieme ai Rolling Stones e quasi per miracolo sono ancora insieme, anche se hanno cambiato un paio di volte formazione. Ray Davies in particolare, che è il leader, vedrete anche il,
l'attore principale di questo video, credo che sia una delle persone più brillanti e più spiritose di tutta la scena inglese, quindi credo che lui abbia tutto il diritto di mettere in scena questa fantasia di danza ambientata appunto negli anni magici in cui si ballava il rock and roll e in cui naturalmente c'erano anche degli altri balli come alternativa. Allora andiamocela a vedere, veramente deliziosa come tutti i video dei Kinks, devo dire. Questo si chiama Come Dancing, vieni a ballare, e questi sono appunto The Kinks. Of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all our boyfriends used to come and call. Why not come dancing, it's only natural. Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation. He didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week. All for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. Sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could. But if I asked her, I wonder if she would. I'm dancing. Come on, sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing. It's only natural. Siamo arrivati alla fine dei videogiochi e anche delle videosculture per questa sera. Quello che ci rimane è la sigla dei Beatles, questo famoso tour americano di 24 date del 1965, che fu un evento non solo perché era la prima grande tournée dei Beatles, ma era la prima grande tournée mondiale di rock and roll, con tutte le conseguenze. Un po' come succede
Proprio questa sera, in questo sdoppiamento fra immagini reali e realtà simulata, la tournée dei Beatles aveva esattamente le stesse caratteristiche. Da una parte quella simulata, quattro ragazzi che dovevano a tutti i costi apparire carini, simpatici, disponibili a tutti, non solo alla stampa, non solo ai fans, ma per esempio anche a tutte le autorità locali che loro andavano a incontrare. Dall'altra parte invece la realtà, quella vera, cioè un assedio continuo all'interno delle macchine, all'interno delle camere d'albergo, dove solo le groupies, le ragazze, venivano lasciate passare la notte, le guardie del corpo che li proteggevano continuamente, le stesse risposte da dare continuamente, una volta dopo l'altra, alle stesse domande in tutte le conferenze stampa. John Lennon fotografò molto bene questo momento abbastanza terribile per i Beatles, perché disse: beh, la nostra immagine esteriore era una cosa, poi i nostri tour erano qualcosa di diverso, lasciate che ve lo dica, i nostri tour erano come il Satyricon di Fellini. E quindi c'erano questi quattro ragazzi all'apparenza assolutamente impeccabili che cominciavano a diventare sempre più cattivi, sempre più imbottiti di anfetamine per rimanere in piedi e continuare questa kermesse, ed è veramente lo era. E forse questo è anche uno dei motivi per cui i Beatles l'anno successivo abbandonarono completamente le tournée. Però tutto questo Alice non lo sa. O perlomeno tutte le Alice americane, tutto questo non lo sapevano, li vedevano dal vivo. Ed è esattamente come li vediamo anche noi questa sera. Shea Stadium, 1965, questo è un vecchio classico del rock and roll, cantato da John Lennon, e si chiama You Make Me Dizzy, Mick Slizzy. E con questo vi diamo appuntamento alla replica giovedì, alla nostra prossima messa in onda martedì notte, fra il TG della notte appunto e l'alba, e vi lasciamo con i Beatles. Palazzo delle Esposizioni, la natura, secondo De Chirico. Una grande mostra a cura di Achille Bonitoli.